A proposito di messaggi positivi, siamo un po' tutti noi un po' matti per il calcio, sì, tutti matti per il calcio, però è anche il nome di un evento organizzato dalla WISP che da 15 anni mette di fronte delle squadre composte da medici, da operatori, anche pazienti che soffrono di disturbi psichici e mentali, e eventi che si è svolto a Rimini, e Luca Cardinalini ci racconta. Forza dai, così, andiamo avanti così. Alzi la mano chi non è matto per il calcio, pochi davvero. Solo che alla strepitosa iniziativa di Matti per il Calcio, giunta alla 15ª edizione organizzata dalla WISP, bisogna fare attenzione al senso letterale delle parole. Una manifestazione che oltretutto quest'anno rappresenta anche un segnale importante a pochi giorni dall'entrata in Costituzione del riconoscimento del valore sociale dello sport, del valore educativo, del valore dello sport come promozione del benessere psicofisico. Ho segnato 3 gol con Fabio, mi ci diverto, mi piace giocare con Ferruccio, il mister, con tutti voi, con tutti gli altri. Puoi anche parlare male di lui. No, io non ci parlo male di lui perché è bravo, Simba. Il calcio è un modo, una maniera per scaricarci, no? Dopo che ti sei scaricato in mezzo al campo vivi meglio anche la giornata, stai meglio mentalmente, insomma, fisicamente, stai meglio insomma in generale. Ho sempre giocato pressoché a 11, 2 anni fa ho deciso di unirmi a loro in questo contesto, e devo dire che mi sto trovando abbastanza bene. Ci siamo impegnati, ci siamo divertiti, va bene così, ok? Si fa tesoro per le prossime partite. Nessun pietismo, il calcio non fa sconti, si vince, si perde, ci sono gli errori propri dei compagni e dell'arbitro, si cerca di elaborarli e si va avanti. Calcio la squadra insieme per Sport Genova, realtà nata nell'86 proprio per offrire attività sportiva nella riabilitazione psichiatrica ai più giovani, e li accompagna e sono qui con noi, dunque li accogliamo con un altro applauso. Sono accompagnati da Roberto Rodio, responsabile comunicazione calcio WISP nazionale. Questo è un gol contro l'isolamento, queste sono tutte iniziative che contribuiscono a tale scopo. Sì, decisamente. Buonasera a tutti. La WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, tra le tante attività che promuove nel sociale, ha come fiore all'occhiello, tra i fiori all'occhiello, questa manifestazione che è giunta alla 15ª edizione. Si tratta di una rassegna nazionale di calcio a 7 a cui prendono parte uomini e donne provenienti dai centri di salute mentale e dipartimenti di salute mentale, che giocano appunto calcio a 7 assieme agli operatori e ai medici, quindi tutti insieme un calcio contro le barriere. Grazie, grazie, complimenti per quello che fate e soprattutto grazie per essere qui con noi questa sera.